Unboxing al volo. Cioè al volo, sono in pausa. Pausa pranzo, bevo il caffè. Ah, che bello caffè! Sono euforico perché questa settimana c'è il raduno NQB online. Sono euforico per questo. Ma sì, facciamo un po' di pubblicità al raduno. Con me ci sarà... Madonna, quanta gente che ci sarà. Oltre al grandissimo Zoccolo Duro, di cui Thomas, ciao, ti saluto, sarà presente. Ciao Iron Fist, Dani Iron Fist, che mi segue sempre. Oltre allo Zoccolo Duro, con cari amici che sono stati anche al raduno fisico l'anno scorso. Ditemi se mi si sente, perché io sto parlando, eh. Non voglio che poi... Si sente. Si sente, vero? Si sente e non si sente. Comunque, oltre a persone che saranno... sono state al raduno fisico, ci saranno anche altre persone. E mi fa veramente piacere. Ma soprattutto ci saranno anche gli ospiti. Un po' di gente che... che diciamo, oltre a essere fan come noi dell'horror, fa anche l'horror, lo fa in vari modi. Per esempio, ci saranno tre registi indipendenti, che sono Alex Visani, regista di Stomach e, fondatore della Spasmo Video. Ci sarà Lorenzo Lepori, attore e regista, attore di Beyond the Omega e regista del nuovissimo Flash Contagion, di cui all'interno dell'edizione video troverete un... contenuto extra speciale fatto da me. Ci sarà anche il regista Davide Pesca, recentemente intervistato da me qua sul canale, insomma, sul canale YouTube. Grande Pesca, ha fatto Suffering Bible, Dead Butterfly, insomma, un appassionato di effetti speciali che fa anche il regista. Insomma, dagli effetti speciali alla regia. E questi sono i tre registi. Poi ci saranno due creator, diciamo, di contenuti che parlano di horror. Uno, vabbè, storicissimo, che è Alessio di Ore di Orrore, del canale Ore di Orrore, che, e non solo, anche creatore, co-creatore della serie Fangoria, che è la sua ultima creazione fighissima, ve la consiglio. E insieme a lui anche Lorenzo Cracolici di Horror Italia 24, fondatore di Horror Italia 24, chi non conosce Horror Italia 24 vive su Marte. E poi altro grandissimo fondatore di Paolo, di Finco gli Zombie, che è fondatore di questa nuova community che sta avendo un discreto successo, dedicata esclusivamente ai film con gli zombie, alle serie TV con gli zombie, ai videogiochi con gli zombie, a mia nonna con gli zombie. E quindi, insomma, è figo, no? Perché poi tutte queste persone qua sono fan di Non Aprite Questo Blog. Fan, sostenitori, amici. Cioè, insomma, c'è una sinergia che spacca, che funziona. E quindi sono invitati. Ne manca solo uno da citare, che è quello che fa una cosa più particolare, più diversa da tutti, ma sempre all'interno del mondo dell'horror, del mondo dei collezionisti, è Mattias Mazzetti, fondatore della Vertigo Advertising e creatore di tutte le grafiche della Midnight Factory, quindi la copertina, il disco, il libretto, l'illustrazione. Lui è un bravissimo illustratore, insomma, un boss assoluto. Fan anche lui di Non Aprite Questo Blog e amico, veramente, cioè, sono tutti amici quelli che vengono, sono tutti amici quelli dello Zoccolo Duro. Cazzo, ci divertiamo. Parleremo, boh. Sarà una cacciara. Quindi questa è la fine di tutta questa pubblicità per quanto riguarda il... Scusate, adesso mi devo fare pubblicità anche su altre cose. Visto che sono qua, magari qualcuno lo vedrà sto video, forse un giorno, dopo l'apocalisse che stiamo per vivere. Sto recensendo i film della Spaghetto Horror, quindi seguite un po' tutto, stories, articoli, eccetera. Da domani, oggi, insomma nei prossimi giorni, seguo il Trieste Science Film Festival, che è tutto online. Potete iscrivervi e vedere 7 film horror in anteprima nazionale mondiale, quindi è una figata galattica, a 9,90 €. E io cercherò di recensire il più possibile e vederne il più possibile, quindi seguite. Prossimamente arriveranno anche la recensione di The Others,
uscito con Midnight Factory, di L'alba dei morti viventi, uscito con Midnight Factory, del convento, uscito con Midnight Factory, di Fulci for Fake, dirò qualcosa perché ho già fatto la recensione, perché ero stato l'anteprima, però dirò qualcosa sull'edizione. Ho un video che sto scartabellando, ma quanto parlo? Quanto parlo? Ma sono una macchina, dovrei lavorare in radio. Scherzo, dai. Però dai, sono migliorato rispetto agli inizi in cui, insomma, non riuscivo mai a fare un cazzo. Queste le grandissime novità. Grandissime novità. Altra grandissima novità è che Joe Dante ha ricevuto il libro di cui io sono uno degli autori, un libro su di lui, sui suoi film, di cui io mi sono occupato esclusivamente del film antologico Ai confini della realtà. Vedete che ho dei momenti di vuoto cosmico nel cervello. Mi scrivete qualcosa, così non mi sento solo come un cane. Grandi lavori in corso, esatto, grazie Thomas. Quindi, foto di... Anzi, sapete cosa farò? La metterò nella live, la fotina di Gio Dante col mio libro in mano. Scusate se dico il mio libro, ma ci sono anche altri autori, di cui alcuni sono anche cari amici e collaboratori, non aprite questo blog. Ho appena fatto uscire la recensione di The Human Centipede 1, 2, 3 e cazzo ragazzi, è una delle migliori recensioni che ho fatto secondo me per l'impegno che ci ho messo, non per il risultato. Il risultato lo giudicano sempre quelli che guardano. Grande MC, che bella sorpresa, ma non è una sorpresa solo che ci sono io, è una sorpresa anche questo, che è una figata, l'ennesima riprova del fatto che io sono felice di fare questo lavoro, che non è un lavoro retribuito, è un lavoro di amore, dove io ricevo amore da voi e anche degli omaggi, dei regali, dei presenti per farmi sentire il vostro calore. Non ho capito, vabbè, però comunque, insomma, queste sono tutte le figate. Cerco di... Ho talmente tanta roba da fare che veramente cerco di dirvi tutto. Facciamo una cosa alla volta. Oggi vi voglio dire questa cosa qua. Abbassiamo un po' perché sto urlando come un cane maledetto. Complimenti per la recensione di The Human Centipede. Grazie. Mi prostro. Grazie. Ci ho messo... Non dico che mi sono spezzato la schiena, però ci ho messo un po'. Tra l'altro esce anche scritta, eh. Ragazzi, ho fatto un lavorone. Adesso avrei voluto fare anche le foto all'edizione. Vediamo se riesco ad aggiungere prima di pubblicare anche la versione scritta. Magari sì. Faccio le foto io col cellulare, una cosa fatta degnamente, ma non super professionale. Così vedete anche da vicino la foto com'è l'edizione. E non dovete mettere in pausa il video, magari, perché poi non è che sono stato lì proprio a fare. Comunque, oggi mi è arrivato un pacchettino. Cazzo, chiamarlo Ino è un eufemismo, perché è bello grosso, non so cosa ci sia, cioè so cosa c'è dentro, però mi sembra un po' grande. Comunque, io sapevo che mi sarebbe arrivata questa cosa da un amico, che è anche lui un follower di Non aprite questo blog, che vi dico anche il suo Instagram corretto, si chiama Mirko, e vi dico solo il nome perché non voglio fare troppo violazione alla privacy. Appassionatissimo di horror e collezionista, perché se guardate il suo Instagram, che è Le Gran Guignol, è tutto pieno di foto di edizioni. Quindi compra, 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 colleziona, un fanatico come noi e anche creative director e fondatore di Taboo Streetwear Brand. Che cos'è Taboo Streetwear Brand? È un brand di abbigliamento streetwear. Che quando insomma l'ho visto ho detto cavolo che bello sei bravissimo allora sai che c'è che Mirko ha voluto insomma la Taboo ha voluto mandarmi queste magliette perché mi ha voluto mandare queste magliette ora le vediamo aspettate facciamo un unboxing serio perché alla fine un po' per gesto di simpatia ed amicizia, un po' perché mi fanno, ma sai che abbiamo fatto una linea per Halloween? E allora ho detto, cazzo che figata, vediamo, e insomma, adesso io non so che magliette ci sono qua, ma poi adesso appena ho aperto vi mando l'indirizzo per vedere le nuove magliette di Halloween, ma ci sono anche altre magliette a tema horror davvero fuori di testa, cioè per me sono davvero fuori di testa. Mi fanno anche ghignare di brutto perché c'è molta ironia, poi ne parliamo. Tanto sono in pausa, quindi me ne sto qua un pochettino con voi. Scusate, faccio
faccio un passo indietro perché sennò non riesco a denudare questo pacco. Mamma, come ero gaio in questo. Voilà! Oh, che bella! Versione horror. Ma ragazzi, che finezze, che finezze. Versione horror la scatola, guardate. Ora devo trovare un modo per tenerla e usarla per qualcosa perché è proprio caruccia. Basta fare un bel logo su una scatola qualunque e diventa subito figa. Eccomi qua. No, vabbè, ma che figata! Che figata! Cazzo, grazie Tabù. Grazie Mirko, grazie. Che figata. Allora, fanno anche le mascherine. Siete pronti? Porco zio. Mamma mia, che emozione. Che bello, che bello. Ma quante me ne mandate? Allora, prima di farvi vedere le cose che vi sto per far vedere, vi voglio dire che... Intanto vado a cercarmi anche l'indirizzo, perché voi sapete che io sono un uomo disorganizzatissimo. C'è una pagina del loro sito di Tabù, insomma questo brand super figo, dedicata esclusivamente a questa linea di prodotti, e c'è una pagina dedicata esclusivamente a un codice promo insomma che è fatto apposta per NHB. Adesso me lo copio e lo metto in chat. Allora, se voi comprate da questo... Chissà se l'ho messo giusto. No. Allora, riprovo, perché sono un ebete. Allora, se voi comprate da questo link dovrebbe già applicarvi... Eccolo qua, il secondo. Non so se il primo lo posso togliere in quanto super capo amministratore dell'universo. Boh, comunque il secondo. ilovetabu.com/discount/NHB. Sconto del 20% su queste magliette. Magliette, felpe, cioè streetwear, ragazzi. Non è che possiamo uscire solo in maglietta col pisello di fuori. Cosa volevo dire? Allora, fanno anche le mascherine. Adesso qua non si vede, io l'apro. Sono troppo felice. Sono troppo felice. E sono anche stonato, come avrete sentito. Molto... ma che morbidezza. Ma la mia vita cambia da oggi. Ma che figata. Cartellino Tabù. E... scusate la pronuncia. What's your favorite scary movie? Qual è il tuo film horror, insomma, il tuo film di paura preferito? Eccolo qua. Mamma mia, ragazzi. Guarda. Mascherina. Ok. Che bello. Che bello, sempre a Natale. Questa è una bomba. Per chi conosce il mitico film di Brian De Palma, Carrie lo sguardo di Satana. Qui abbiamo Carrie. Ok, Carrie di Sex and the City, ma con il logo di Carrie lo sguardo di Satana. Cioè, io non ho mai visto niente di più figo. E dissacrante anche, cioè... Scusate, ma la telecamera diventa tutta rossa quando faccio vedere... C'è qualcosa di malefico e diabolico in questa maglia. Super figa! Dimensione giusta, me la metto subito oggi! Ma che figata! Guarda, sembra un cretino, scusate, ma quando... Sono proprio felice, guarda, perché poi stimo tantissimo il lavoro creativo di questo brand. E sono felice di aver ricevuto. Che bello, ragazzi. Grazie, veramente, che bello. Vi invito ad andare tutti a comprare queste maglie, che sono veramente da fighi. Un'altra maglia super figa. Ci farò un sacco di video, sappiate. Video, live. E voilà. Thomas, Michael, Jason e Freddy. E... ovviamente Thomas non si intende Thomas Shaolin, il mio grande follower, fans, supporter, amico. Ma non ve lo dico. Solo i più svegli, diciamo, e io non sono uno di quelli, capiranno chi è Thomas.
Però posso dire una cosa, Thomas, tu questa te la devi prendere, questa tu te la devi prendere. Cioè, Thomas, Michael, Jason e Freddy. Ma che meraviglia! Poi dopo vi dico chi è Thomas. Anche se io non l'ho mai chiamato così in tutta la mia vita proprio. Bisogna essere proprio dei veri... Oh, che bella, che bella. Allora, ragazzi, questa non è una maglia horror. Io gli ho detto a Mirko: guarda, mi piace un casino, mi ha fatto troppo ridere. La voglio. E quindi aspettate, me la rimetto questo. Scusate, ho la faccia grassa. Allora devo... Poi c'è anche qua l'etichetta. Poi la tolgo. Ragazzi, non so se voi conoscete un famoso gruppo punk che si chiama Joy Division, io li adoro, sono cresciuto con questa musica anche se non era musica dei miei anni, però l'ascoltavo. Questa è un'altra maglietta che unisce, diciamo, due realtà, non è horror, però io l'adoro, la metterò un sacchissimo, è questa. Questi sono, Madonna mia, Joy. Che figata! Joy Division, ovviamente Joy è l'attrice, cioè il personaggio. Tra l'altro, questa è l'attrice di. È l'attrice che interpreta The Boy 2. Qua era giovane, è in Dawson Creek. Questo è Dawson, questo di qua, e l'altro è Paisy. Io purtroppo so tutto di questa serie perché mia moglie la guardava sempre, io la odiavo. La serie, perdonatemi se voi magari ve la amavate, io la odiavo e al contempo mi divertiva perché erano tutti scemi. E questa è vabbè, una maglietta che ironizza sul nome, insomma, Joy Division, la divisione di Joy tra i due contendenti. Molto figa, molto figa. Sono stragasato. Altre due t-shirt fantastiche. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, sì, poi la versione. Opla. Sì, io la odiavo la serie, ma la odiavo e la amavo perché mi faceva ridere. E poi anche un'altra maglietta con molto fighe, essential così. Questa è proprio da orrorofilo. Bello, bello, mi piace. Poi mi piacerebbe anche che mettendola la gente proprio per strada mi dica: guarda, il mio è preferito questo. Sai, così proprio mentre cammini. Ultima meravigliosa. Di questo ci sono due versioni. Ora poi vi farò sapere tutto sulle offerte, su quello che c'è. Ce ne sono anche altre stupende. Ci sono le felpe, eccetera. Lori di Halloween, The Scream Queen. Meraviglia. Meraviglia, che devo dire, ragazzi, sono strafelice. Poi qua, tra l'altro, c'è molto carino un simbolo del VHS, il simbolo ufficiale del VHS. Ma che cazzo, che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? Allora, giusto perché è arrivato il mitico Dante Lucifero, nonché valletto e assistente della live dell'1 sì, no. novembre, sì, esatto, scusate, delirio. Mentre alzerò la musica per rendere tutto molto più figo, vi passerò in carrellata ciò che la Tabù mi ha mandato. Grande, anche un messaggino scritto a mano. Belle, mi piacciono queste cose. Che non vi faccio vedere, perché sono messaggi privati. Valletto, esatto. Valletto, Vallespluga. Ma questa la capiranno pochi. Allora, T-shirt di Halloween col link che trovate in chat. E se la comprate 20% di sconto. Il codice sconto è NAQB. Usatelo, compratele perché spaccano. Certe realtà vanno supportate. La maglia è figa e ha una buona grammatura. Io un po' me ne intendo perché una volta facevo magliette. E questa è una. Poi questa con What's your favorite scary movie? Fighissima anche questa perché è molto molto essenziale, molto elegante. Questa, vabbè, questa non è a tema horror, ma è fighissima. Joy Division, scusate.
cartellino lo metto di là. Joy Division, tanta roba. Ora mi devo calmare perché sto sudando sette camicie. Questa, Thomas e Michael e Jason e Freddy. Vediamo se Dante sa chi è Thomas. E poi ultima. E poi dopo c'è la mascherina. Ultima, bellissima. No, io non so qual è la mia preferita perché poi alla fine sono tutte belle in modo diverso. Come me, che sono diversamente bello. Io ho tra l'altro il collo magrissimo. E questa qua con Carrie di Sex and the City, ma sotto c'è scritto Carrie di... Cioè, io amo queste cose, amo le cose dissacranti, mi piace scherzare su ste robe. E quindi fighissimo. E infine, aia, e oggi lo metterò la mascherina con... Devo togliere i cartellini. Certo ti amo! E in sottofondo i mitici Mani Pulite. Di pubblicità per i progetti seri fighi italiani. Sembro un cazzo di nazionalista, ma non lo sono. Voglio solo far sapere alla gente che non bisogna essere americanofili sempre, a tutti i costi. Anzi, Yankee go home ogni tanto. Gridiamolo forte. Ogni tanto, non facciamo i razzisti. C'ho un'euforia strana. È freddo, ma me lo bevo lo stesso. Allora siete felici di questo unboxing improvvisato? Adesso torno, devo smettere perché devo andare a lavorare tra poco. Allora, ho capito perché faccio i video, perché faccio queste cose qua. Quando ero piccolo, avevo un registratore di cassette, piccolo piccolo, elementari. Mi registravo, facevo gli show, dicevo delle cazzate incredibili, facevo le voci, poi mi riascoltavo e ridevo come un matto. E ancora adesso praticamente faccio la stessa cosa, cioè io faccio i video, poi mi riguardo, mi piaccio, rido, un sacco di cose. Non è cambiato niente. Coglione ero, coglione sono rimasto. Grande tabù. Codice sconto NHV per il 20% di sconto, ragazzi. Mica noccioline. Magliette super fighe. Un brand dove trovate sia la qualità che una grandissima originalità nelle idee. Per me sono stupende. Io oggi me la cambio la maglia. Tra l'altro, questa è un po'. Sto un po' pezzando perché l'emozione. Grande macerso. E non so quale mettere, sono emozionatissimo di mettere queste maglie, sono emozionatissimo. Anzi, farò. Bello sto pezzo. Probabilmente farò qualche foto da mettere su Instagram appena ho tempo, tipo una sfilata, ma con il modello curvy. Cinto più a fila la vai, quando ti con
Niente, oggi sono così, ragazzi. Oggi sono così. C'ho un cazzo da dire, voglio ballare. Mi manca ballare. Mani pulite. Cercateli su Spotify. Spaccano. Ne frega. Va bene, ringrazio tantissimo Mirko Le Gran Guignol su Instagram, seguitelo, un vero fan dell'horror. E seguite I Love Taboo. Vediamo se si chiama così esattamente il profilo. I Love Taboo. Brand di streetwear. Come dovrò aiutarti? Calcolami. Ah, scusa, cosa hai detto? Come dovrò aiutarmi? Dovrei aiutare, certo, mi dovrei aiutare, caro Dante, perché domenica io ballerò, come hai visto fare pochi secondi fa, e tu farai tutto tu. Ma no, scherzo, semplicemente un po' condurre la situazione, ma niente di che, perché saremo, cioè, se tutto va bene, saremo 10 persone in live. No, ma semplicemente magari può essere, per esempio, che devo fare delle cose, tipo organizzare chi entra e chi esce dalla live, e tu potresti imbastire un discorso con qualcuno, per esempio. Questa potrebbe essere la cosa. Comunque, ragazzi, io non voglio andare oltre, perché poi alla fine questa era una live sia per promuovere l'evento di domenica 1 novembre alle 5, qua su Twitch e anche su YouTube e anche su Facebook, probabilmente, non so adesso com'è, ma su Facebook è morto, ragazzi, è morto. Aiuto, sono tornato. E un po' per farvi questo unboxing delle cose che mi ha mandato Tabù, che sono, ragazzi, questa è la cosa figa, questa non è una marchetta, questa è uno, vi giuro, cioè chi magari segue da tanto lo sa. Uno che segue Non Aprite Questo Blog, cioè Gran Guignol, che ha anche questa attività, è uno che segue Non Aprite Questo Blog da un sacco di tempo. Quando facevo le live, lui entrava e restava. Quindi, la cosa bella di tutto questo è che comunque si instaurano delle amicizie. Ovviamente sono amicizie che inizialmente sono molto superficiali e basate sulle passioni comuni. Poi col tempo ci si conosce e lui ha voluto farmi questo omaggio delle magliette. Guarda caso, cazzo, ci sono delle magliette legate al cinema horror come quella di Carrie. E guarda caso, cazzo, hanno fatto una linea per Halloween. E questo non è tutta una macchinazione, questa è una casualità figa. E quindi ci siamo detti, vabbè, senti, se qualcuno le vuol comprare, a me piacciono, ti faccio un codice sconto per i tuoi fan, i tuoi follower, chi cazzo sono, NAQB, 20% di sconto, chiusa lì, insomma, ragazzi, sono belle. Sono anche molto, non so come dire, sono belle, sono fashion, non so che sembra di brutto dire fashion, ma sono... C'hanno un certo stile, capito? Non è una roba che metti e sembri come altre magliette che io ho, che sembri un po' un nerd che, capito, si fa le seghe sulle VHS horror. Queste sono magliette fighe, che ci vai anche a un matrimonio, con una giacca sopra, ovviamente. Però sono molto eleganti, secondo me. Saluto! I Love Taboo, insomma, un brand streetwear fighissimo di Mirko, follower di Non Aprite Questo Blog. Un abbraccio veramente carissimo. Cioè, tra l'altro voglio fare anche delle foto con le magliette, così diventerò un po' come la modella che sembra Nomo, no? Quella che tutti hanno insultata. Io non capisco perché non vi fate i cazzi vostri. Esattamente come lei, anche il Gonz si metterà a fare il modello per queste maglie, con le sue zinne, la trippa, la schiena cicciona. La schiena cicciona è una cosa che mi fa molto ridere. La schiena cicciona, ma il collo magro.
E farò da modello per queste maglie che mi hanno mandato e magari faccio un piccolo reportage, come si dice, shooting da mettere su Instagram, perché le maglie sono fighe e poi sono a tema oro. Sono proprio belle. Ragazzi, che vi devo dire? Sono strafelice. Faccio... Boh. Volevo solo dire una roba. Sono un pochino dispiaciuto per quello che sta accadendo. Non so voi, Per cui, vabbè, io metterò questo davanti alla porta. Perché ormai, cioè, viviamo in un mondo che io non lo capisco più. Vabbè. Adesso, mentre metto il mio posto, possiamo andare sui saluti finali. Ciao ragazzi. Va bene, ve lo devo dire? No, non ve lo posso dire. Non ve lo posso dire, scopritelo da soli. Ho promesso di non dirlo. Non è difficile. Pensate a chi sono gli altri nomi. Però io non c'ero arrivato, chiaramente. Io sono un rincoglionito. Ciao raga, un abbraccio, grazie di essere stati con me per questo unboxing fantastico. Vi lovo tantissimo, seguitemi perché farò una montagna di recensioni. Una montagna tra video, scritte, in tutti i modi. In tutti i modi.